splendida serata. Va bene. Ah, bene. Ancora un minuto per i ragazzi lì. Non si vede. Lunga, voglio parlarvi di Cibo per la Mente, un'associazione che ha sede qua dentro e porta avanti tutta una serie di discorsi che sono le serate dell'osteria, il martedì sera come questa sera. E sabato abbiamo gli incontri della conoscenza dove si dibattono argomenti svariati che possono essere viaggi metaforici, argomenti di attualità legati alla decrescita, alla sostenibilità e quello che ci sta a cuore. E questo è il martedì. Il mercoledì è la serata delle poesie, dopodiché ampio spazio alla musica sempre. Questo un po' per inquadrare quello che fa l'osteria, cioè un granello di cultura nella quotidianità di un'osteria dove si gioca anche a carte. Bene, da questo progetto iniziale si sono aggiunte tutta una serie di attività laboratoriali, le esposizioni d'arte con un turnover ogni 20 giorni vengono circa, insomma, cambia l'artista e quella che è la proposta artistica. E quello che adesso stiamo a poco volendo organizzare era la cittadella dell'arte, cioè una situazione che teoricamente verrebbe ospitata in comune di Budoia, in un parco pubblico che noi vogliamo chiedere al comune in affidamento, dove trasmettere con la presenza e l'azione fisica di ciascuno di noi dei modelli comportamentali che vanno nella direzione del rispetto dell'ambiente, dell'utilizzo delle energie alternative e tutta quella serie di contenuti che a poco ripristinano quel grado di libertà che quotidianamente ci viene tolto. Allora, questa atmosfera che noi viviamo in osteria da un anno a questa parte, l'osteria l'8 marzo fa il primo anno di vita, questa atmosfera qui raccoglie già tante persone, nella nostra mailing list siamo in 800 e l'associazione Cibo per la Mente, alla quale se lo riterrete potete aderire dopo, un euro di tessera, e si propone di portare avanti questo discorso e allargarlo sempre di più, perché ne abbiamo piene le scatole di come sta funzionando la menata, e quindi questa serata che Pinuccia carissimamente, Pinuccia vieni qua che ti un bacio, lei ci trasmetterà quelle esperienze che ha visto e quindi le passo direttamente la parola. Bene Pinuccia, raccontaci. Oddio. Va bene, ciao. Sono stata invitata da Mauro quest'estate a portare questa esperienza, che anche per me era un po' insolita, e che però già si prospettava come qualcosa di particolare, perché avevo deciso di fare questo viaggio in Inghilterra un po' in un'ottica diversa dal solito viaggio turistico, no? Magari si può qualificare come turismo responsabile, non so. È stato un viaggio che come dire, si qualifica all'interno di una serie di interessi che porto avanti da qualche anno nell'ottica di fare sia formazione che autoformazione su tutte queste nuove tematiche che vengono in avanti sulla sostenibilità, quindi non soltanto da un punto di vista, diciamo così, scientifico, economico, ma anche quali sono le mentalità, no? Quali sono i cambiamenti che possono davvero incidere in una maniera diversa del fare.
Vabbè, io di lavoro faccio l'insegnante e ho cominciato a occuparmi di queste cose a partire da insegno in una scuola di grafica post diploma. E la domanda che mi sono posta a un certo punto, qua fa un caldo bestiale, la domanda che mi sono posta a un certo punto è ma quale formazione e per quali obiettivi, perché praticamente i grafici, quelli che si occupano di comunicazione visiva, poi finiscono per fare pubblicità, quale pubblicità, anche quella che conosciamo, quindi in fondo quella del mondo dei consumi, quella che promuove sempre maggior consumo, sempre questa idea di benessere in crescita, no? E di possibilità di sviluppo solo a partire dal denaro e dalla dipendenza dal denaro, no? Quindi a partire da queste domande ho cominciato a investigare tutta l'area relativa all'altra economia, alla decrescita e a quali possibili sviluppi questa cosa poteva portare. Quindi ho cominciato a visitare delle realtà prima in è una violenza mai necessaria. Ma guarda che non funziona. Non mi sentite, magari mi sento la sensazione, non importa. Non funziona. Ma mi sembra di no. Però così è assicurato. Devo proprio stare così come. Ok, mamma mia. Allora dicevo, ho visitato queste realtà interessanti all'estero. Non che in Italia non ci siano delle piccoli semi in crescita, decisamente però l'Italia, come saprete, è molto indietro, sia sul piano dell'associativismo che sul piano della sperimentazione, della ricerca, della possibilità di fare delle cose in maniera sperimentale. Allora, i posti che ho visitato in Germania, sono nel nord della Germania e a Hannover, ma stasera non ve ne parlo. Ma tanto per dire che già questa cosa mi ha molto incoraggiato, perché ho per esempio visitato questa realtà in Germania, non da sola, sono andata con un gruppo di italiani che venivano da tutta Italia, veramente, attraverso un'associazione che forse conoscete che si chiama PAEA, mai sentita? Mai. È un'associazione, anche qui ci sarebbe molto da dire, non importa, è un'associazione che ha sede a Reggio Emilia, ma andate a vedere sul sito e scoprirete la loro storia. Loro hanno organizzato questa cosa e quindi questo primo viaggio in Germania. Quando sono tornata, incoraggiata da appunto intanto le cose che ho imparato, sia sulla sperimentazione che questi portavano avanti, fate conto che erano un gruppo di architetti, ingegneri, formatori, vari ed eventuali, che negli anni 70 come gruppo di Verdi avevano deciso di prendere questa casa e su questa casa hanno sperimentato tutto quello che potevano, dal risparmio dell'acqua, la fitodepurazione, i pannelli solari che allora non esistevano, quindi tutto ex novo. Questa cosa è stata molto interessante perché ognuno poi si è come specializzato in un filone, no? Chi sull'educazione, chi sull'architettura di case, chi urbanistica, chi progetti europei. E la cosa si è talmente sviluppata che, per dire, città come Hannover e Amburgo fanno a gara su chi è più sostenibile. Questo è il livello. Nel 2006 e naturalmente vengono costruite addirittura interi quartieri con risparmio dell'acqua, microcogeneratori, l'eolico è sviluppatissimo, insomma molto interessante. Quindi sono tornata, ho cominciato a organizzare corsi a scuola, nella mia scuola, non senza difficoltà, ma insomma su questi temi. E sono andati molto bene perché c'è un'esigenza di capire meglio queste cose. Quest'anno invece sono stata in Inghilterra, dove una parte del viaggio è stata quello